fatica, che rilassano, massaggiano e rinvigoriscono i vostri piedi doloranti e il vostro corpo. Guardate, la pressione creata dal camminare o stare fermi in piedi può causare dolore ai piedi, alle ginocchia e alla zona lombare, ma le solette in gel di Step Look Slippers agiscono assorbendo gli shock per aiutare ad alleviare i dolori e i fastidi. Queste incredibili pantofole con gel sensibile alla pressione si adattano ai vostri piedi, donando loro immediato comfort, mentre l'imbottitura li supporta a perfezione. È come ricevere un massaggio ai piedi ad ogni passo. Non solo sono accoglienti e soffici, ma è come ricevere un massaggio ad ogni passo. Sia che camminiate o stiate fermi in piedi, Step Look Slippers allevia la pressione sui vostri piedi e sulle articolazioni e li fa sentire supportati e rilassati. Le normali pantofole sono sottili e si appiattiscono facilmente, ma le solette in morbido gel assorbente delle Step Look Slippers si adattano al vostro piede, lo supportano comodamente e non si appiattiscono mai. Molto comode. Davvero? Sì, molto comode e molto belle. Ottime per una camminata. Le Step Look Slippers sono di gran lunga superiori alle normali pantofole perché le loro incredibili solette in gel assorbono completamente la pressione per donare ai piedi un supporto perfetto, riducendo l'impatto anche su muscoli ed articolazioni. Osservate, lasciamo cadere un uovo su una normale pantofola, questo si rompe. Poi facciamo cadere un altro uovo su una Step Look Slipper e guardate, rimbalza di quasi un metro e non si rompe. Incredibile! Questa è la chiara prova che le Step Look Slippers con gel forniscono la massima imbottitura per proteggere i vostri piedi dai fastidi e dai dolori causati ogni giorno dalle lunghe soste in piedi o dalle camminate. Sono davvero, davvero morbide. Mi avevano detto della comodità data dal gel. Mi sembra di camminare sulle nuvole. Molto comode, molto comode. Io ho dei brutti piedi, quindi sono davvero eccezionale. Una volta infilato un paio di Step Look Slippers, sarete sorpresi da quanto siano soffici e comode. È come se migliaia di piccole dita vi stessero massaggiando via la stanchezza. La morbida microfibra che le riveste mantiene i piedi caldi quando la temperatura scende e comodi se camminate su pavimenti duri e freddi, mentre le rivoluzionarie solette di gel stimolano gambe e piedi. In un attimo tutti i dolori e la stanchezza scompariranno. I vostri piedi si sentiranno rinvigoriti, le vostre gambe si sentiranno rinvigorite e tutto il vostro corpo si sentirà ringiovanito ed energizzato. Non vedo l'ora di togliermi le scarpe e infilarmi le mie slippers. Sono così comode, le adoro. Non importa dove le indossate, Step Look Slippers vi faranno sempre sentire come se camminaste sulle nuvole. Le loro suole in gomma resistente vi permettono di indossarle ovunque. Sono abbastanza strutturate per essere indossate all'aperto, abbastanza solide per fare giardinaggio e abbastanza comode per camminare su qualsiasi superficie. E dal momento che le suole sono antiscivolo, vanno benissimo per la piscina o per quando uscite dalla doccia. In più sono anche lavabili in lavatrice, così le potrete pulire facilmente. Sia che le indossiate in casa o all'esterno, le solette Step Look Slippers accarezzeranno ed energizzeranno i vostri piedi e il vostro corpo, alleviando la pressione su articolazioni e muscoli. Penso che continuerò il mio shopping con queste. Vi lascio qui le mie scarpe, sono fantastiche. Sono comode, avete ragione. Mi piacciono, molto meglio delle mie. Camminerei con queste tutto il giorno se potessi. Ammettiamolo. Non importa come passate la vostra giornata, se siete un operaio edile, una mamma casalinga, un anziano pensionato o una segretaria esecutiva, siete comunque sempre in movimento e la maggior parte del lavoro lo fanno i piedi e le gambe. Ecco perché è così importante avere un paio di Step Look Slippers che vi aspetta a casa quando rientrate. Appena infilate, sentirete tutto il dolore e la stanchezza nei vostri piedi e nelle vostre gambe scomparire. Tutte le rigidità e le tensioni nella vostra schiena si ammorbidiranno e il vostro intero corpo si sentirà rinascere. Sono così morbide e comode che mi sembra di camminare per aria. È come se fluttuassi. Le Step Look Slippers con soletta in gel sono davvero rivoluzionarie e voi proverete i benefici di questa tecnologia ogni volta che le indosserete. Con queste fantastiche pantofole antifatica allevierete la pressione sui vostri piedi mentre lavorate in casa, ridurrete l'impatto su ginocchia e articolazioni quando salite le scale e ammortizzerete i vostri piedi camminando su terreni duri o accidentati. In più sentirete immediato sollievo alle gambe e alla zona lombare. Con Step Look direte addio a piedi doloranti, gambe pesanti e dolori di schiena per sempre. Ecco come potete ottenerlo da subito. Oh, quel dolore ai piedi e quel fastidio alle ginocchia e quella schiena così rigida e dolorante. Avete piedi stanchi o gonfi, muscoli doloranti e articolazioni rigide causati dallo stare in piedi o camminare tutto il giorno? Quello che vi serve sono le nuove incredibili Step Look Slippers, le rivoluzionarie pantofole con gel antifatica che rilassano, massaggiano e rinvigoriscono i vostri piedi doloranti e il vostro corpo. Guardate, la pressione creata dal camminare o stare fermi in piedi può causare dolore ai piedi, alle ginocchia e alla zona lombare, ma le
consolette in gel di Step Look Slippers agiscono assorbendo gli shock per aiutare ad alleviare i dolori e i fastidi. Con queste fantastiche pantofole i vostri piedi sono liberi dallo stress e sono anche ammortizzati in tutto comfort, perché il gel delle Step Looks assorbe la pressione esercitata su piedi e articolazioni. Le normali pantofole sono sottili e si appiattiscono facilmente, ma le solette in morbido gel assorbente delle Step Looks Slippers si adattano al vostro piede, lo supportano comodamente e non si appiattiscono mai. Osservate, lasciamo cadere un uovo su una normale pantofola, vedete, si rompe. Poi facciamo cadere un altro uovo su una Step Looks Slippers e guardate, rimbalza di quasi un metro e non si rompe. Incredibile! Sono davvero, davvero, davvero comode. Quanto mi piacciono. Sono incredibilmente morbide. Incredibilmente comode. Mi sembra di avere due morbidi cuscini sotto i piedi. Sì, resistenti. Davvero resistenti. Sembrano morbide. Già. Morbide sotto i piedi. E infatti. Ecco di cosa ho bisogno invecchiando. Molle sotto i piedi. Troverete le Step Looks Slippers nelle taglie small, medium, large ed extra large per le esigenze di tutta la famiglia. Il loro morbido e soffice rivestimento in microfibra aiuta a mantenere i piedi caldi e comodi quando si abbassa la temperatura o quando camminate su pavimenti freddi, mentre le loro robuste suole antiscivolo le rendono ideali per l'utilizzo sia in casa che fuori. E sono anche lavabili in lavatrice. E ora, grazie a questa speciale offerta televisiva in esclusiva, le incredibili Step Lux Slippers potranno essere vostre all'incredibile prezzo che vedete sullo schermo. Proprio così. Per questo prezzo incredibilmente basso potete alleviare all'istante il dolore dai vostri piedi e corpo, rilassarli e rinvigorirli. Ma non è tutto. Se chiamate ora, aggiungeremo al vostro ordine un secondo paio di Step Looks Slippers compreso nel prezzo. E c'è di più, le Step Looks Slippers hanno una garanzia a vita. Se dovessero perdere supporto, le sostituiamo gratis senza chiedervi niente. Liberate dallo stress e dal dolore il vostro corpo e i vostri piedi. Ordinate le Step Looks Slippers adesso. Sono davvero molto comode, fantastiche. Fantastiche. Vi sentite così alla fine della giornata? Piedi doloranti, ginocchia pulsanti e la schiena rigida e indolenzita. Sognate di tornare a casa e trovare ad aspettarvi un massaggio ai piedi rilassante che allevi il dolore e rimuova la tensione dal vostro corpo? Bene, non avete bisogno di un vero massaggiatore. Quello che vi serve sono le nuove incredibili Step Looks Slippers, le rivoluzionarie pantofole con gel antifatica che rilassano, massaggiano e rinvigoriscono i vostri piedi doloranti e il vostro corpo. Guardate, la pressione creata dal camminare o stare fermi in piedi può causare dolore ai piedi, alle ginocchia e alla zona lombare, ma le solette in gel di Step Looks Slippers agiscono assorbendo gli shock per aiutare ad alleviare i dolori e i fastidi. Queste incredibili pantofole con gel sensibile alla pressione si adattano ai vostri piedi, donando loro immediato comfort, mentre l'imbottitura li supporta a perfezione. È come ricevere un massaggio ai piedi ad ogni passo. Non solo sono accoglienti e soffici, ma è come ricevere un massaggio ad ogni passo. Sia che camminiate o stiate fermi in piedi, Step Looks Slippers allevia la pressione sui vostri piedi e sulle articolazioni e li fa sentire supportati e rilassati. Le normali pantofole sono sottili e si appiattiscono facilmente, ma le solette in morbido gel assorbente delle Step Looks Slippers si adattano al vostro piede, lo supportano comodamente e non si appiattiscono mai. A Pasqua, ma levati da sul pallone, la punizione a 40 metri dalla porta. No, ci... la si accende la partita, si accende la partita, via. Ho con Diavolina. Se dice accendi fuoco, dici Diavolina. Molto bene, con qui amici di Diavolina. Cioè, due minuti per battere la punizione a centro. Ma voleva battere Pasqua la punizione. Eh sì, ho capito, ma noi abbiamo bisogno di continuare a dar ritmo alla partita. Beh, se c'è la Pasqua, non ti irritare, Quadrato, apertissimo a destra. Devo dire che il raddoppio e il benevento sugli esterni mi sembrano molto efficaci. Dobbiamo inventarci qualcosa. Primi segni di nervosismo di Monblano, eh? C'è Monblano che si sta un po' irritando. Va bene, via, via, via. Sì. Solo difensiva la partita del Benevento, ma non poteva essere altrimenti. Il problema è che non arrivano manco alla 3/4. Ho visto delle cose, tecnicamente il Benevento è una squadra che ha problemi, poi per carità gagliarda e tutto, però insomma dai, andiamo avanti. Punizione, no scusate, fallo laterale Juventus, proprio nei piedi, tra i piedi di Pippo Inzaghi. Su. Che in piedi in panchina. Rompe gli indugi Monblano e vedo che anche Icardi, su insomma... Sentite l'odore del sangue, volete affondare il colpo, forza! Prima possibile, De Ligt,
De Ligt, Caprari prova a disturbarlo, allora consegna il pallone a Danilo che fa l'ultimo difensore, in questo caso il Bonucci della situazione. Pensate, Danilo quest'anno ha giocato tutti i minuti ufficiali. Polemica su Dybala, intanto vai Goitom. Chi critica Dybala si merita 10 anni di Bernardeschi, scrive Demetrio. Beh, però Bernardeschi l'ultima partita non ha fatto ha fatto una gran partita invece in campionato. Vediamo Chiesa invece anche, che è chiamato anche qui. Dobbiamo giocare di più su Chiesa. Su Chiesa, Dybala vai, servito. Ora. In tre quarti centrale, palla per Morata sul fondo, dentro l'area Morata, era fuori gioco di lui. Attenti intanto, riparte la Juve, forza. No. Chiesa taglia il campo e trova Morata, quasi vai. Dentro l'area, adesso dentro l'area, palla sul sinistro, sì. Sì. Gol di Morata, un gol meraviglioso, anche perché preparato, ve lo faccio vedere alla lavagna, fantastico di Morata, l'onda mondo Flex. Cioè Morata fa esattamente quello che ti aspetti che faccia un fuoriclasse, cioè un'azione, come dire, da manuale. Ve lo faccio vedere bene, perché allora c'è un'apertura di Chiesa da questa posizione notevolissima, dobbiamo dire, perché Chiesa vede il movimento di Morata, il suo lancio è molto lungo, taglia completamente il campo, Morata prende palla, la calamita sulla punta del piede, viene raggiunto dal difensore del Benevento, finta contro finta, e da questa posizione fa partire un diagonale perfetto che va a sbattere contro la base del palo e finisce in gol. Inutile il tentativo di tuffo di Montipò, perché era non facile, credetemi, da questa posizione incrociare così perfettamente un rasoterra teso e preciso. Fantastica, cosa vuol dire avere due piedi? Avete in assoluto visto? Sì, perché lui è a destra e a sinistra. In assoluto l'uomo Juve di questo inizio della stagione. La Juventus, più di Cristiano Ronaldo, per certi versi. La Juventus i primi 10 minuti ha cercato di fare la partita. Ha visto che il Benevento è troppo chiuso. Negli ultimi 10 minuti incominciano i lanci lunghi. E questi lanci lunghi poi hanno portato a... Allora, intanto in classifica sale a 19, quindi riscavalca l'Inter, supera il Sassuolo che ha perso proprio quest'oggi con l'Inter e, diciamo così, mette un po' in apprensione la Roma. Vi ricordo che ci sarà la partita dell'Atalanta alle 20:45, ancora chi gioca l'Atalanta? Verona. Col Verona. Col Verona, bella partita, noi ce la gusteremo con il nostro Maurizio Dallò. Attenzione intanto alla Benevento che riparte, ma certamente adesso la partita si mette male, al 22esimo sotto di un gol. Attenzione la sinistra, via! Con Aaron Ramsey che stoppa elegantemente, sta giocando molto defilato Ramsey, viene a aiutare la squadra al solito Alvaro Morata a tutto campo. Ramsey non si va a mettere un po' in difficoltà, spalle alla porta, alza un campanile all'indietro per Matthijs de Ligt che è da solo, ma siamo praticamente nella nostra area di rigore. La ripartenza... Chi è che è molto in crescita continua secondo me è Rabiot. E anche Artur, devo dire, non male, molto presente, stasera ha assortito meglio le giocate Artur, adesso è proprio lui a servire Quadrado che gliela restituisce, non c'è marcatura, non c'è schermatura su Artur, che quindi deve diventare il nostro cervello, anche in fase di assist, visto che è molto libero di giocare. Rabiot imbeccato a sinistra, il cross di prima intenzione, la chiusura di Etemay, e allora andiamo a fare il fallo laterale, molto, molto offensiva la posizione di questo fallo laterale, ci va Frabotta con le mani all'indietro, Ramsey ha dato l'appoggio, però poi io, troppo. Succede una cosa abbastanza bizzarra, troppo, che non nessuno di voi ha notato, ma che fra breve vi dirò. Attenzione intanto alla Juve. Artur Quadrado che gioca invece molto dentro il campo, mentre Frabotta a sinistra è proprio il classico laterale fluidificante. Quadrado viene proprio a fare a volte anche la mezzala sinistra, secondo me non è il suo, io preferirei Quadrado che picchia fino in fondo a destra. Vediamo se andiamo proprio qua con De Ligt che sale fino a tre quarti campo e Quadrado si è aperto a destra, serve Chiesa davanti a lui, il lato corto, ma è spalla alla porta Chiesa, quindi da questa posizione non può neanche crossare Dybala. Si è buttato di nuovo, fallo, bravo si è buttato di nuovo Juve, 3 minuti di recupero, non l'abbiamo neanche crossato in mezzo questo calcio d'angolo. 3 minuti di recupero, ne è trascorso praticamente uno. Quadrado attacca lo spazio centralmente, serve nessuno, serve un avversario. Prova a ripartire il Benevento in contropiede, se così si può chiamare, ma è solo, ovviamente Caprari deve girarsi un paio di volte. Attenzione, sbagliano quelli della Juve, vediamo se riesce a approfittarne. Click la Padula, buona gestione adesso per Improta. Attenzione, ancora Letizia, il cross, calcio d'angolo per il Benevento.
Ripetiamo, partita diciamo discreta della Juve, non di più, non, anche se prendo un po' le smorfie miei juventini, avete fatto delle cose buone, altre buona, meno. Non buona. No, sì, però neanche così negativa. Sei meno meno. La cosa che balza all'occhio ovviamente, che io le ho viste tutte le partite della Juve, non ho ancora capito come gioca. Attenti al calcio d'angolo, siamo alla destra di Szczęsny. Caprari, dalla bandierina. Provano a farsi largo là davanti con la padula che gira un po' tutto attorno. La conclusione è con i pugni, Szczęsny. Sì, pallone recuperato però in qualche modo ancora da Etemai. Messo in avanti, attenzione, ancora in prota, in mezzo, serie di batti, ribatti. Poi ne esce, ancora Schiattarella. No. Prima è riuscito Schiattarella. Che parata di Szczęsny, ci tiene in vantaggio. Miracolo di Szczęsny, brutta, sì, miracolo di Szczęsny, poi va a protestare Szczęsny con i suoi compagni, guardate, certo, Schiattarella prende palla qui, dribbling a rientrare, prepara il tiro, diagonale molto bello, il secondo palo, vola Szczęsny con la mano protesa e salva un gol che sembrava ormai fatto. Sì. Attenti ancora al Benevento. Gol del Benevento, palo interno e gol. Una palla carambolata, gol del Benevento, ragazzi, incredibile. Incredibile. Proprio male, quando sta amici, buon pomeriggio, ben ritrovati. Come sempre, come ogni martedì, un'ora dedicata a tutto lo Stadium seconda parte, quindi un altro blocco dopo quello precedente, un'altra trasmissione dopo quella precedente dell'una, dedicata ancora a voi da casa per parlare, discutere insieme e ragionare un po' sui fatti del giorno. Vedete tutti i riferimenti, 011 198 89829 per chiamare in diretta, per dire la vostra, oppure i riferimenti per scriverci, diretta @top-planet.it per mandare la mail, o 340 717 3096 per scrivere gli sms. Gli argomenti del giorno, beh, insomma, li conosciamo, i colleghi che mi hanno preceduto nelle dirette li hanno già snocciolati, quindi la mia è solo, come dire, no, un riassunto brevissimo. Ovviamente ci concentriamo e siamo tutti concentrati sulla partita di questa sera, la semifinale di ritorno a Torino tra Juventus e Inter, una Juventus che ha le prese con qualche piccolo grattacapo dovuto insomma alla lunga lista di diffidati, a cui Andrea Pirlo, secondo me, qualche ragionamento e qualche e qualche, come dire, sulla quale, in base alla quale qualche decisione sarà costretto a prendere inevitabilmente, perché è vero, non puoi per schierare e condizionare una formazione pensando poi di raggiungere la finale a prescindere, perché te la devi giocare stasera, però è anche vero che avendone ben 10 devi saper bilanciare le necessità di oggi con la prospettiva magari di raggiungerla questa finale di Coppa Italia e non ritrovarti magari con qualche elemento centrale poi assente appunto a causa poi della squalifica. Quindi su questo insomma Andrea Pirlo in qualche modo secondo me andrà a lavorare, anche perché poi ragazzi una partita via l'altra, si gioca ogni 3 giorni, sembra ieri, perché di fatti lo è più o meno, che abbiamo discusso, abbiamo analizzato Juventus-Roma, oggi Juventus-Inter, dopo poco ci sarà di nuovo il fine settimana e una partita molto tosta e molto importante, quella contro il Napoli, quindi insomma... In tutto questo la Juve è molto impegnata e Pirlo è chiamato, no, anche a sciogliere qualche dubbio di formazione. Allora, ritrovo come sempre l'amico, sono felice di avere quest'ora a disposizione con lui, quindi mi raccomando, scrivete anche per porre delle domande nello specifico al nostro Daniel Pisani. Ciao Daniel, ben ritrovato. Grazie Angelo, ben ritrovato, ricambio l'amico sempre con tanto affetto. Oggi sbaglio o la grafica del pallone e quella della tua giacca più o meno hanno lo stesso tono quasi, no? È del tutto casuale, in realtà il pallone sono andato a rispolverarlo, che è quello del 2010, quando noi battemmo l'Inter per 2-1 con un gol incredibile del nostro vero juventino Claudio Marchisio, sottolineo vero juventino. Era una stagione molto anomala, perché alla fine di quella stagione l'Inter trionfò, realizzò addirittura il triplete, mentre la Juve, per la Juve fu una stagione
è davvero deludente, prima con Ciro Ferrara e poi con Zaccheroni. Ma che cosa voglio dire? Che comunque la Juventus alla fine una partita anche contro la Super Inter del triplete l'ha vinta. E quindi, partendo da questo presupposto, oggi la Juve è decisamente un'altra cosa. Possiamo quantomeno sperare. Senti Daniel, sto leggendo proprio adesso nei titoli in tempo reale, no? Nelle nostre grafiche, le indiscrezioni di formazione, Chiellini e Bonucci, così lanciamo il primo spunto per gli amici da casa che ci possono magari telefonare o scrivere su questo primo tema. Chiellini e Bonucci che potrebbero partire dalla panchina, a me la cosa un po' stupisce, ti devo dire la verità. Nel senso che se avessi chiesto a me ieri, ma anche adesso, l'ipotetica formazione della Juve, ti avrei detto, beh dai, Chiellini dal primo minuto, torna Lukaku, e che non vuoi mettere, il difensore più in forma della Juve in queste ultime settimane? Però Pirlo potrebbe stupirci magari in questo senso. Tu che cosa ti aspetti e nel caso, perché secondo te, quale potrebbe essere la spiegazione di una scelta del genere? Per essere la Palissiani, Angelo, ti risponderei che Pirlo ci stupirà ove le cose dovessero andare bene. Contrariamente diremmo che ha sbagliato tutto. Ripeto, è la Palissiano, ma è la dura legge non del gol, come cantava qualcuno, bensì del calcio. Io credo che sia un periodo molto molto intenso, ma al tempo stesso in cui Pirlo voglia responsabilizzare non solo ogni reparto, ma ogni singolo giocatore. Personalmente anch'io non avrei mai rinunciato a questo Chiellini, ma questa è più una voce che nasce dal cuore. La ragione mi dice altresì che Chiellini è comunque un giocatore che, seppur adesso in ottima salute e in ottima situazione, diciamo così, atletica, però è un giocatore anche che devi un pochino centellinare. Bisognerà vedere che tipo di ragionamento avrà anche fatto Pirlo sul peso specifico della partita di questa sera e della partita di sabato prossimo al Diego Maradona di Napoli. Personalmente ritengo quella di questa sera molto più importante, perché comunque vorrebbe dire il raggiungimento di un traguardo, senza far sottovalutare, per l'amor di Dio, quella di sabato. Però può darsi che Pirlo in questo senso abbia ragionato in maniera diversa da me. D'altra parte lui è allenatore, io sono soltanto un opinionista. Dai, partiamo con la prima telefonata da casa, così sentiamo gli amici, insomma, che cosa ci vogliono dire. Ecco, l'ho appena chiamata e il LED si è subito... Ah no, eccolo qua, pardon. Pronto? Angelo. Ciao Daniele, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno. Io sono fiducioso, questa sera vinciamo 2-1. Ok, va bene Daniele, vuoi fare una domanda al nostro Daniel Pisani? No. Ok, va bene. Non ho niente domanda da fare. No, tranquillo, Daniel. Comunque, saluto, perché è un grande saluto. Ciao Daniele, grazie. Passerò i tuoi saluti. Ciao Daniele, vabbè, ti saluta, dice che sei un grande. Molto gentile, soprattutto Daniele è molto ottimista, insomma, sulla vittoria della Juve. L'altra Juve. Volta, se non ricordo male, Angelo aveva azzeccato in pieno il pronostico, quindi anche questi sono auspici ben auguranti. Ah, guarda, ogni tanto, sì, in qualche previsione aveva indovinato, il risultato, quindi insomma all'occhio lungo l'amico Daniele. Senti Daniel, tolgo una E e vengo a te. Daniel, al di là di tutto, sei ottimista tu per questa sera, o comunque ti chiedo, quali sono le insidie secondo te nascoste nel match di questa sera? Rispondo più alla seconda domanda e poi arriverò alla prima, rievocandoti e rievocando anche per gli amici telespettatori il mito di Orfeo di Euridice, naturalmente in chiave questa sera. Cioè, vale a dire, lo ricordiamo che Orfeo scese agli inferi, che era un grandissimo suonatore di lira, e quindi incantò in un certo senso gli dei, i quali gli permisero di andare a riprendersi la sua Euridice, a patto che non si voltasse mai indietro prima di riportarla nella terra promessa. Orfeo non riuscì a resistere, si voltò e la perse per sempre. Quello che la Juve questa sera non deve fare, voltarsi indietro e guardare al risultato dell'andata, che è prezioso ma al tempo stesso insidioso. Poi la Juve se l'è guadagnato sul campo, non lo ha tenuto per diritto divino, ma non dovrà mai voltarsi indietro, perché l'Inter
tutto sommato ha il vantaggio di non aver nulla da perdere e al contempo il vantaggio di sapere che comunque dovrà segnare due gol. Quindi avesse fatto 0-1, 1-2 cambia ben poco, ecco. Quindi sono partite molto insidiose, tra l'altro è una situazione secondo me non dissimile da quella della stagione 2011-2012, dove vincemmo anche allora a San Siro ma contro i rossoneri e poi giocammo a Torino e riuscimmo comunque a qualificarci ma dopo un tempo supplementare. Allora andiamo subito con un'altra telefonata. Io a margine sono d'accordo, molto d'accordo con te Daniel. Altra chiamata, pronto? Ciao Angelo, buona giornata, ciao prof. Ciao Corrado. Ciao Corrado. Prego Corrado. Ciao. Senti, ti volevo dire, io per stasera sono molto fiducioso. Ok. Anche se avrei giocato la carta Brighenti. E come mai? Perché visto che Pirlo ci ha anche a volte stupito con certe scelte, io apprezzo quando facciamo giocare i giocatori nelle loro posizioni giuste, no? Esatto, manca il centravanti e io avrei fatto giocare. Guarda un po' cosa ti dico. Comunque, okay. L'allenatore è lui. Ti volevo dire, Angelo, sì. Tra 5 minuti ti mando una foto inerente alla partita di stasera, tramite email. Okay. Volevo solo avvisarti. Va bene, va bene. Okay. Ci sentiamo, ciao Corrado. Ciao Daniel. Buonasera, buongiorno Corrado, un abbraccio. Ciao Corrado, grazie della telefonata. Daniel, una mail anche di Marco da Torino che scrive: Daniel, sei sempre il numero uno, il migliore, ti avevo già fatto i complimenti, mi ricordo che eri fiducioso nella partita dell'andata Inter-Juve di martedì scorso e ora insomma ulteriormente grande perché sei fiducioso anche per il ritorno, quindi l'amico Marco da Torino si fida delle tue sensazioni. Beh, va bene, ci mancherebbe altro. Dai, altra telefonata, pronto? 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 Allora, non riusciamo a sentire nessuno dall'altra parte della cornetta. Daniel, per tornare alla partita chiaramente di questa sera, no, tu dicevi le insidie stanno nel fare troppi calcoli, nel ragionare sulla partita dell'andata, bisogna giocare questa come se fosse una sorta di partita secca, anche secondo me è l'atteggiamento giusto, perché l'Inter in casa o fuori casa resta sempre la stessa forza, inutile negarlo, cioè non si può stare troppo a prendere la partita per la leggera. Rispetto a quello che si è visto contro la Roma, tu cogli dei segnali magari che ti fanno un po' preoccupare o tendi a, come dire, relativizzare ogni partita? Quindi Juve-Roma è stata quella che è, si volta pagina, Juve-Inter sarà un'altra partita. Domanda interessantissima, degna di un grande giornalista quale sei, senza troppo buono, dai. Perché onestamente è talmente complicata la tua domanda, ma legittima, che fatico molto a risponderti, nel senso che è un rebus o comunque un dubbio amletico che da buon bianconero, quale mi sento nell'anima, continua a frullare nel mio cervello da sabato sera, dove onestamente sono stato felicissimo per i 3 punti e sono stato altresì felice di una Juventus che ha saputo essere cinica. Bisogna capire, e in questo senso la risposta non te la posso dare io, Angelo, ma ce la darà il campo, ce la daranno le giornate sportive che verranno a seguire, se è una Juventus che sta cercando un pochino di ritornare sui suoi passi nella sua mentalità, e questo francamente mi preoccuperebbe per l'Europa, o se invece è una Juventus, in questa situazione io sarei più che soddisfatto, che invece riesce ad interpretare la situazione. Per inciso, sappiamo tutti come giocava la Roma, sappiamo quale poteva essere la strategia di Fonseca, e Pirlo in questo senso è riuscito a giocare come fa il gatto col topo. Allora in questo caso non mi sta bene, mi sta benissimo. Però ecco, è una Juventus che da questo punto di vista non deve mai fare un passo indietro. Ritorno un po' al mito di Orfeo e di Euridice, perché è chiaro che nel calcio moderno, quando io predico una Juventus offensiva, non mi ritengo completamente
fuori di testa, nel senso di vedere una Juventus che attacca testa bassa e si lascia infilare in contropiede. Il calcio è cambiato e non esiste nemmeno più la mentalità del Milan di Sacchi, tanto per parlare chiaramente. Quindi è una Juventus che può interpretare diversamente le partite, ma che deve sempre partire dal principio che la partita si fa contro tutti e soprattutto anche contro le grandi squadre. Allora, andiamo un attimo in break pubblicitario, un minuto e rientriamo tra poco. Offerta esclusiva Autofrancia su Fiat Tipo 1.6 Multijet, 120 cavalli, Station Wagon, Lounge aziendale con sconto 58%, vostra a soli 10.900 euro. Volendo anche con noleggio per privati, costo di guida giornaliero 8 euro al giorno. Autofrancia, Corso Francia 341 a Torino, vi aspettiamo anche sabato e domenica. L'ultima generazione di Honda Civic, la trovate qui da noi, venitela a provare, vi regalerà consumi ridottissimi, grandi prestazioni, motorizzazioni uniche. La nuova Civic può essere vostra a partire da 22.400 euro, con un risparmio di ben 4.000 euro e per chi vuole pagare la rate, solo 282 euro al mese, nessun anticipo, nessuna maxi rata finale. Non perdete altro tempo, la nuova Honda Civic vi aspetta qui da noi dal gruppo WAuto in corso Giulio Cesare 320 a Torino. Allora rientriamo di nuovo in studio, andiamo subito con un'altra telefonata degli amici da casa, pronto? Qui Angelo, ciao, buonasera. Ciao Rosario, ben ritrovato. Allora, ciao Daniel. Buongiorno Rosario. Stai facendo il conto alla rovescia per la partita del fine settimana, Rosario. Ma dai, che ci deve succedere più qua, porca miseria. Senti, oh, però Rosario, una cosa, stavolta te le devo tirare io l'orecchia a te e a voi del Napoli, non mi esonerate Gattuso, persona seria, dai. Ma bravo, adesso non bisogna sparare sulla Croce Rossa, dai su. Senti, volevo dire una cosa, io comunque resto dell'idea che il campionato non è tanto regolare, perché non si può giocare il ritorno se non si è giocato ancora all'andata. Questa è un'anomalia incredibile. So. No, ma guarda, io su quello sono d'accordo con te, ma per una questione di correttezza per tutti. Perché non si muove nessuno qua, cioè qua facciamo le cose tutto al contrario. L'anno scorso l'Inter, ti ricordi che doveva giocare prima il recupero invece sì. E poi invece per quanto riguarda stasera, io non lo so, però ragazzi, la fortuna gira pure, non è che uno è sempre fortunato per tutta la vita, perché voi ultimamente state vincendo di fortuna e di orsatus, perché se orsatus dava il rigore alla Roma non so la partita come andava poi. Vabbè, vediamo stasera, dai Rosario. Il rigore del Napoli, Vediamo stasera come va, dai, dammi la tua sensazione, Juve o Inter? No, io penso che se la Juve non va a giocare Chiellini e Bonucci è perché ha messo come priorità la vittoria a Napoli, perché logicamente il decimo scudetto è più importante della Coppa Italia, okay. Secondo me. Va bene, interessante. Comunque non ci vuole tanto per vincere a Napoli ultimamente, perché ci abbiamo mezza squadra fuori, quindi non vedo. Ho capito, però il Napoli quando vede la Juve si trasforma. Ho capito, ma come si dice, ma non ci abbiamo nessuno, chi deve giocare là? De Laurentiis deve giocare là. Sono tutti infortunati. Comunque io penso che stasera l'Inter passa. Vabbè. Perché la Juve sta pensando al campionato, guarda come lo so. Ok, no, però al di là di tutto è uno spunto interessante, adesso ne parliamo. Ma Rosario, stammi bene. La Juve è il mio pensiero, perché non lo so, li vedo più motivati quelli dell'Inter, anche perché devono vincere qualcosa, no? Rosario, ti saluto, stammi bene. Ciao Rosario. Ciao. Adesso, al di là di tutto, Rosario, insomma, no, lui dichiaratamente di fede partenopea, di fede Napoli, però secondo me fa un'osservazione che è stimolante, curiosa nell'alimentare un dibattito. Cioè, lui dice, la Juve potrebbe, io la formulo a mo' di domanda, chiaramente il pensiero dell'amico della casa, la Juve potrebbe avere, Daniel, secondo te, dare una priorità al campionato rispetto alla Coppa Italia o no? La Juve non fa questi calcoli, non li farà questa sera? Prima di tutto rispondo a Rosario ovviamente in tono scherzoso, anche perché è sempre una persona per bene, quindi come sottolinei tante volte tu Angelo, anche quando arrivano tifosi delle altre squadre, ma si pongono in maniera educata e garbata, va tutto bene. Anzi, però, io posso dirti, da giornalista io mi sento anche onorato, vi dico la verità, perché vuol dire, parlo per me, ma sono sicuro di poter estendere il discorso anche agli altri colleghi che sono tutti in gamba, anche più di me, quelli che varcano questo studio, lavorano qui dentro, vuol dire che sappiamo fare anche i giornalisti, cioè
gli opinionisti fanno il loro ruolo, siamo una TV che parla di Juve, quindi giustamente gli opinionisti parlano con una, come dire, no, ottica pro Juve, ma anche critica, ma comunque sono di fede bianconera, però noi come giornalisti sappiamo condurre le trasmissioni in modo tale che anche i telespettatori di altre fedi, di altre tifoserie hanno il piacere di ascoltarci, perché non è, come dire, no, non siamo partigiani, faziosi. E questo, da giornalista, io credo nel giornalismo, volevo fare questo mestiere da ragazzino e ho la fortuna di farlo, e beh, questo mi rende molto felice. Per me, ogni volta che chiamo un Rosario, un tifoso di qualsiasi altra squadra, per me è, come dire, una punta d'orgoglio, perché vuol dire che siamo onesti in quello che facciamo, ecco. Daniel, scusatemi la digressione. Figurati, però una frecciatina gliela devo tirare. Certo. Sempre con garbo. Ha parlato di campionato falsato, però dobbiamo anche essere coerenti. Se il campionato fosse falsato, mi piacerebbe chiedere chi lo ha falsato, chi non l'ha voluta giocare la partita d'andata. Hai ragione. Chiedo scusa, ma me l'ha tirata fuori dal canto tuo. Fai bene. Certo, Daniel, dal canto tuo fai bene a ribaltare la questione in questi termini, è una domanda lecita. Io, guarda, senza utilizzare termini, come dire, chiaramente un po' estremi, giustamente l'amico da casa, essendo un tifoso, parla anche un po', magari, no, con sentimentalismo che gli è anche proprio, essendo un tifoso. Però, allora, io riconduco la questione però nei termini, secondo me, più corretti, anche proprio nell'utilizzo dei sostantivi giusti, cioè lasciamo perdere il falsato o non falsato. Certo è che però non è proprio il massimo della trasparenza uno Juventus-Napoli non ancora calendarizzato, che si doveva giocare mesi fa e che, arrivati a quasi metà febbraio, ancora non si sa quando si giocherà, e alla fine ci ritroviamo a disputare la partita di ritorno e non ancora quella di andata. E dico, è una questione di poca trasparenza, non solo per la Juve e il Napoli, che sono quelle che si devono scontrare, però io dico anche nei confronti del Milan, dell'Inter, della Roma, della Lazio. Cioè, una partita di questa importanza, prima tu riuscivi a calendarizzarla, più riuscivi a contenere, come dire, il condizionamento, no, del risultato che può avere sulla classifica. Cioè, tu oggi giochi una classifica completamente diversa, avrebbe avuto un peso diverso quella sfida, l'avesse vinta la Juve, il Napoli, due mesi fa, tre mesi fa, rispetto a marzo, magari, no? E poi la giustificazione che do, e Daniel ti do la parola per sentire la tua opinione, così rispondo anche a Rosario. Dall'altra parte, è una situazione eccezionale, questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Il calendario è stracompresso tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League, Europa League, chi più ne ha più ne metta, e purtroppo le finestre, le alternative, quelle sono. Ricordiamoci che in tutto ciò il campionato deve finire entro una certa data, perché poi c'è l'europeo, e quindi qualcuno potrà dire, però allora ci dovevi pensare prima, dovevi lasciarti qualche finestra per gli imprevisti. Ragazzi, si è cercato di salvare tutto il possibile, no? Perché ogni competizione che tu facevi saltare sono soldi, diritti televisivi che vengono a mancare. Io in questa situazione faccio fatica anche a trovare proprio però un'accusa ben chiara da formulare a qualcuno. Ecco, Daniel, prego. No, hai perfettamente ragione, naturalmente, Angelo. Io rimango sempre con l'animo del tifoso, anche se cerco, come sai, di essere sempre molto equilibrato in quello che dico. In questo veramente mi sembra che la Juve, responsabilità della Juve, zero, e quindi di conseguenza se fanno tutto gli altri e poi vogliono attribuirci delle colpe che non sono nostre, francamente non so che cosa replicare, anzi non replichiamo proprio, perché comunque il nostro presidente per antonomasia Gianni Agnelli ci ha insegnato lo stile Juve, io cerco sempre di averlo dentro, anche se tante volte è chiaro che prevale anche un po' il desiderio, seppur in maniera molto educata e garbata, di poter rispondere. Detto ciò, io lancio soltanto questa piccola provocazione che va a escludere il campionato italiano, così almeno non coinvolgiamo più i tifosi delle altre contendenti. Angelo, lo scorso anno la Coppa dei Campioni l'ha vinta il Bayern Monaco nelle finali di Lisbona, come tutti sanno, tutti non hanno parlato di nulla. Vogliamo scommettere che se per caso la dovessimo vincere noi, dopo una grandissima attesa, si comincerà a dire, dopo la Coppa dei Campioni dell'Eisel, dopo quella del 96 del doping, che questa è stata la Coppa dei Campioni del Covid? Lo si direbbe solo se la vincesse la Juve. Lo so che lo dico un po' da tifoso, ma credo di essere anche molto vicino alla verità. Allora, andiamo subito con un'altra telefonata. Pronto?
Buon pomeriggio, ciao. Ciao Angelo, niente, ciao Daniel, che ho mandato io l'email della partita di martedì scorso, Daniel che era fiducioso, io l'ho apprezzato tantissimo. Mi ricordi solo il tuo nome, scusami? Sì, Marco. Marco da Torino. Ciao Marco, prego. Sì, allora, subito una cosa, il signor Rosario che ha chiamato, sì. Lui parla tanto di campionato falsato, ma gli errori li hanno fatti loro, quindi guardassero a casa loro cosa hanno combinato, no? Che ci mette sempre la Juve di mezzo, perché questa era una frecciata per la Juve, lui ha detto campionato passato ma era riferito alla Juve. Allora, signor Rosario si deve guardare il suo Napoli e le loro faccende. Vabbè, dai Marco, ma sì, non litighiamo tra telespettatori, no, dai. Poi, io per carità, io non sono polemico, però mi dà fastidio poi che viene a telefonare una trasmissione, che comunque siamo tutti equilibrati qua, non siamo solo tifosi, però bisogna dire quello che è giusto. Senti Marco, come la vedi poi stasera? Allora, io una precisazione, cioè almeno io parlavo anche con i miei colleghi, ma sto Fagioli, io l'ho visto sto ragazzo, è bravissimo, ha 100 occhi, non 2 occhi, perché ha tanta personalità, è diverso dagli altri giovani, perché non rischiarlo, metterlo proprio al posto di Arthur, ovviamente con gli aiuti di McCain, Rabiot o lo stesso Bentancur, che non è una brutta idea secondo me, perché questi giovani bisogna anche farli giocare, anche se è una partita importante, proprio fino all'ultima goccia di sangue, come si può dire, no? Bisogna metterlo sto Fagioli qua. Poi, secondo me, questa sera un'altra cosa che dovesse giocare Chiellini è meglio per tanti motivi, perché primo perché non è diffidato, secondo potrebbe riposare la partita di Napoli, perché abbiamo già De Ligt e Demiral che secondo me stanno bene, quindi secondo me bisogna ragionare anche su quell'ottica là, secondo me. Poi non okay. Lo so, io ho il mio pensiero e punto di vista. Ma no, assolutamente Marco, niente. Ti faccio rispondere da Daniel, dai. Perfetto, un saluto grande e niente, a te e a Daniel. A te, ciao Marco. Daniel, prego. Intanto lo ringrazio, parole veramente esageratamente piacevoli, non posso che dire grazie, ecco, in questo senso. Per quanto riguarda il discorso di Fagioli, sono sincero, io non l'ho visto giocare moltissimo, anche se chiaramente mi ricordo le dichiarazioni già di Allegri qualche anno or sono, che furono veramente significative, anche perché un allenatore che si lascia andare a parlare in questa maniera di un giovane vuol dire che ci crede sul serio, e nonostante Allegri ai tempi non avesse bisogno di un giovane come Fagioli. Detto ciò, però, io ricordo anche che il calcio oggi non è fatto soltanto di logica. Ha ragione l'amico Marco quando dice manca un cambio per Arthur. Oggi il calcio è fatto anche di pressioni. Arrivo subito al sodo. Cosa diremmo di Pirlo se per caso le cose non dovessero andare bene, se Fagioli dovesse sbagliare qualche disimpegno? L'opinione pubblica direbbe che Pirlo ha sbagliato tutto, perché un giovane come Fagioli non doveva esordire in una partita così delicata. Quindi non c'è soltanto la logica, ma gli allenatori spesso hanno anche delle pressioni che mettono addosso certe determinate partite. Almeno per questa è la mia opinione. Assolutamente, Daniel. Allora, leggo un po' le due mail, poi andiamo in pubblicità. Antonio da Bastia Umbra, sì, spero di non sbagliare, scrive: caro signor Rosario, lei è simpatico, ma se finora non si è giocata l'andata di Juve-Napoli non è sicuramente a causa della Juve. Detto questo, andare ad affermare che una partita dominata tatticamente, vinta 2-0 contro la Roma, che vi fosse rigore per la Roma, è offensivo e riduttivo. E tu, caro Angelo, lavori in una TV juventina, dovresti rispondere per le rime a questo gentile signore e nostra rappresentanza, ma evidentemente tu tifoso della Juve non lo sei sicuramente, magari del Toro mi sbaglio, se non la leggi allora vuol dire che ho ragione, se mi sbaglio allora esprimi il tuo parere. Ma guarda Antonio, ti rispondo in realtà in rappresentanza dell'unica cosa di cui io, a cui io devo una risposta e a cui sono debitore, che è il mio tesserino da giornalista professionista, ok? E io ho una deontologia da rispettare, io interpreto il mio mestiere seguendo quella deontologia, cioè di essere imparziale, fare il giornalista e dare informazioni. Se io vestissi la casacca di qualsiasi squadra in una TV
dove si parla di calcio o qualsiasi bandierina politica conducessi una trasmissione di politica, il primo disservizio, sai chi lo faccio? A parte a me stesso, per una questione di morale a cui io tengo, ma lo faccio a voi il disservizio, perché oggi mi sentite parlare bene di uno, domani mi sentite parlare male di un altro e la mia credibilità nel darvi l'informazione è pari zero. Voi avete diritto ad un prodotto dove chi lo conduce, che è un giornalista, è imparziale. È imparziale, perché questo vuol dire che non fa da filtro in nessun messaggio che veicola a voi da casa, perché siete voi che dovete poi ragionare sulle cose che vi vengono dette e voi farvi la vostra di riflessione e, come dire, no, il vostro farvi la vostra idea, non ve la devo veicolare io. Io faccio il giornalista, ok? Vi riporto le cose come sono, cerco di condurre le trasmissioni in modo imparziale. Questo è il mio mestiere e io ho una deontologia alla quale rispetto. Dopodiché, se preferisci conduttori che invece sono smaccatamente faziosi in un senso o nell'altro per qualunque fede, liberissimo, è una scelta tua. Io il mio mestiere lo interpreto così. Lavoro in una TV juventina, ma la Juventus non è la mia padrona, e quindi l'unico padrone che ho è quello dell'equilibrio di giudizio e della serietà nei confronti del mio editore e soprattutto nei confronti del mio mestiere da giornalista. Spero di averla spiegata una volta per tutte questa cosa qua. Vado in pubblicità, un minuto e ci rivediamo. Troviamo alla Queen Car nel nuovo showroom a Carmagnola in via Poerino 6. Pensate che alla Queen Car abbiamo deciso di raddoppiare gli incentivi di rottamazione. Equivale un risparmio di 10.000 euro per il tuo usato che vale zero. Scegli il colore, la motorizzazione, Fiat, Abarth, Lancia e la cominci a pagare il prossimo anno. Offerta esclusiva Autofrancia su Alfa Giulia 2002 turbo diesel 150 cavalli, la versione business con navigatore satellitare aziendale con sconto 60% vostra a soli 16.900 euro, volendo con noleggio per privati TTC 0 pensieri a 12 euro al giorno. Autofrancia, Corso Francia 341 a Torino, vi aspettiamo anche sabato e domenica. Allora rientriamo di nuovo in studio, andiamo con un'altra telefonata perché vedo che i telefoni insomma sono caldi e d'altronde c'è il nostro Daniel Pisani, chi non ha voglia di parlare con lui. Pronto? Pronto, buonasera. Ciao, buon pomeriggio, con chi parlo? Mi chiamo Demetrio e chiamo da Milano. Bello, Demetrio da Milano, scusami, mi fa venire in mente Demetrio Albertini, uno dei più grandi centrocampisti. Magari. Uno dei più grandi centrocampisti della storia d'Italia, del nostro calcio, oggettivamente. Prego, lo so. Prego Demetrio. Sono un grande tifoso juventino. Allora, come la vedi stasera? Da Milano, a Milano che aria si respira sulla partita di questa sera? Ma qui sono più juventini che milanisti interisti messi insieme. E che fine hanno fatto? Scusa allora gli altri. Va bene, io gli interisti li ho sempre reputati nelle fogne, che dopo 45 anni che hanno vinto qualcosa sono venuti fuori. Vabbè, dai, un po' cattivo nella definizione, però dai, comunque, senti. No, guarda, io vivo in una zona dove sono circondato da napoletani. Quindi, ma alla fine tu sei un tifoso juventino circondato da tifosi di tutte le altre squadre, praticamente. Infatti. Vabbè, allora, senti, dimmi un po' come la vedi questa sera? Questa sera io la vedo positiva. Sono sempre positivo, anche se soffro, ma io sono sempre positivo. Ok, bene. Quindi questa Juve ti piace? Non ho capito, mi scusi. Questa Juve, dico, ti piace, Demetrio? Ti sta convincendo sì, in questi sì, sì, secondo me bisogna dare fiducia a Pirlo. Okay. E poi i risultati li vedremo a maggio, se ha fatto cose buone si lascia al suo posto, altrimenti certo, la società, però visto che l'ha voluto il nostro presidente, io penso che ha visto un buon occhio verso Pirlo. Chiaro. Vorrei fare Prego. L'ultima considerazione, vorrei rispondere al signore che ha chiamato primo tifoso del Napoli. Vai. È stato un po' furbetto perché siccome sabato a loro manca la difesa, ha tirato in ballo questo discorso che il campionato è falsato. Chissà perché domenica mancavano due difensori contro Genova e sono andati a Genova quando contro di noi non si sono presentati allo stadio, pensando che loro a Genova potevano fare la partita.
complimenti per la trasmissione. A te. Aspetto una vostra risposta. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Demetrio, vuoi rispondere, Daniel, o no? Insomma, io non... So che non ami anche tu entrare nelle polemiche, allora bypassiamo, dai. Tra l'altro, io dico una cosa agli amici da casa, non concentratevi sul rispondere adesso al singolo telespettatore che ha chiamato, che è tifoso di un'altra squadra, anche perché, siamo onesti, sono sicuro che alcuni di voi telefoneranno in trasmissioni dove si parla magari di qualche altra squadra, dai, quindi adesso non pecchiamo di no, territorialità. Telefoni sono aperti, chiama il tifoso di un'altra squadra, dice la sua educatamente senza offendere nessuno. Non passiamo adesso il tempo a rispondere a lui. Parliamo dei contenuti. Questa sera c'è Juventus-Inter. Vi interessa arrivare in finale? Sono sicuro di sì. Vi interessa battere l'Inter? Sono sicuro di sì. Che scelte secondo voi farà Pirlo questa sera, sapendo che ci sono due esigenze da conciliare: battere l'Inter e raggiungere la finale, però gestire anche la questione della lista dei diffidati, e terzo, ragazzi, avere anche la rosa dei migliori e dei più in forma contro il Napoli. Parliamo di questo, dai, che poi è quello che ci interessa, sono questi gli spunti veri di riflessione. Altra chiamata, pronto? Pronto. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Angelo, buon pomeriggio a te e a Dani. Ciao. Sono Raffaele di Varese. Ciao Raffaele, benvenuto. Ciao, io non voglio rispondere, come hai detto tu giustamente, perché non siamo ad Agorà a rispondere quello o quell'altro. Faccio solo una piccola premessa velocemente e dopo ti faccio una domanda a Dani. Nel senso che Top Planet è una bella cosa per noi juventini e anche per chi non è juventino, per chi è educato e per chi non lo è. Perché noi abbiamo tanto garbo, siamo tifosi, e intelligente si nasce, educato si diventa. Quindi questa trasmissione può scrivere e parlare anche il maleducato. I problemi sono i suoi. Noi ci siamo contraddistinti per il fatto che abbiamo il garbo e tanto rispetto per tutti. A parte quello, volevo chiedergli, volevo dirgli a Tania una cosa. Fagioli, poi... lui mi risponderà perché è competente, Tania. Sì, vai pure con la domanda. Fagioli lo vedo come un giocatore, diciamo così, alla Pirlo, forse probabilmente sto esagerando, il tradizionale numero 10, che adesso, diciamo, non si usa più nelle squadre perché si usa a giocare in un modo diverso. Tutti corrono senza un centrocampista di riferimento. Ma visto che c'è questo usaggio, un giocatore alla Pirlo che potrebbe essere Fagioli, potrebbe avere un futuro nella Juve? O magari adesso appena sta venendo su, perché io lo vedo molto bene questo giovane, magari tra un anno, tra qualche settimana lo diamo via o lo teniamo come patrimonio o come futuro della Juve per un nuovo gioco, ripeto, per un giocatore alla Pirlo che io lo vedo così. Perché nella Juve francamente di questi qui non ne abbiamo, perché secondo me, poi correggetemi, con Arthur, con Bentancur e tutto, Fagioli non lega. Mi sbaglio, aspettiamo il Daniel. Grazie, ti faccio Angelo, rispondere, grazie. Ciao Raffaele. Insomma, quelle anche parole di Pirlo, no? Che disse, Fagioli può fare il regista, hanno acceso un po' la speranza, no? degli amici da casa. Quindi ti chiede Raffaele proprio questo, cioè è un po' eccessivo immaginarsi che Fagioli il nuovo Pirlo? Daniel. Non è eccessivo, in prospettiva forse lo è in questo momento qui, anche perché l'abbiamo detto che la Juve tante volte, almeno questo è il mio punto di vista, la Juve ha cambiato la sua filosofia, perché spesso puntava molto sui giovani da quando ha Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo che si sta dimostrando una risorsa in senso assoluto, si sta dimostrando un campionissimo, ma un Cristiano Ronaldo che comunque ha compiuto da poco i suoi anni. Questo non vuol dire che è logoro, ma vuol dire che chiaramente il tempo è determinato, non si può fare purtroppo, ahimè, Cristiano Ronaldo, un contratto a tempo indeterminato. Ed è chiaro che probabilmente manca anche il tempo o forse anche il coraggio per fare determinati esperimenti. Diceva giustamente il signor Raffaele che vengono a mancare i numeri 10.
ben venga Fagioli se effettivamente possa nuovamente incarnare quel ruolo che a me piace tantissimo. Non è un caso se il signor Raffaele mi ha sentito in altre circostanze che io esalti moltissimo Isco, il giocatore che più avrei voluto alla Juve, che è una sorta di mezzala a tutti gli effetti, di quasi di un calcio di altri tempi, di un'altra epoca. Però è altrettanto vero che questa Juventus vive una sorta di clessidra capovolta, cioè non può avere il tempo per sperimentare, soprattutto non può avere il tempo per sbagliare nel fare determinati esperimenti. Quindi sì, può esserlo, ma non in questo tempo determinato, in una prospettiva futura. Andiamo con un'altra chiamata, pronto? Ciao Angelo, ciao, sono Giovanni d'Ostradella. Ciao Giovanni, benvenuto. Ciao, prego. Un saluto al grande Daniel, sempre. Buongiorno. Senti, sul tifoso di Napoli non gli rispondo perché per me non la merita. Chiuso. Vale, ok. Chiuso. Per stasera ti dico che sono tranquillo, perciò ti dico anche come la posso pensare. Vuoi te tornare un attimo sul tuo discorso sull'imparzialità giornalistica? Mm, sì. Io questa imparzialità la vedo in te. In te, sì. In qualche tuo collega, ma in molti altri non esiste l'imparzialità. Okay. Non parliamo dei giornalisti della RAI perché fanno pena, ma anche nella tua casa madre, ieri sera, scusami se te lo dico, sì. Durante la trasmissione si è cercato il pelo nell'uovo per cercare il rigore alla Roma. A me questo dà anche un po' fastidio, ti ripeto, l'imparzialità la vedo in te, perché tu sai dire abbiamo giocato bene, va bene, e quando giochiamo male si gioca male. E io di questo ne sono felice. I tuoi colleghi, e sono tanti Angelo, sono tanti, non lo vedono questo, vedono tutto da una parte sola. Va bene, perché anche da loro esce il tifoso, non il giornalista, okay. Esce la parte del tifo. Ho capito Giovanni. Senti, non so se ti ho reso l'idea. No, l'hai resa. Complimenti, io perché posso... veramente. Grazie. Tu, questa è la mia idea, poi potrò, non so se voglio sentire anche Daniel cosa dice. Vedo un'imparzialità. Mi fa piacere, Giovanni, capire, grazie. Capire quando abbiamo giocato bene e quando abbiamo giocato male, se il rigore c'era o non c'era. Mi fa andare piacere, andare a cercare il pelo nell'uomo. Hai capito? Ciao Angelo, un saluto a te, grande. Ciao Giovanni, ciao. Poi io non volevo trasformare su un plebiscito pro o contro la mia parzialità e imparzialità, davvero non me ne importa nulla, nel senso che ormai ho le spalle abbastanza larghe dopo 15 anni in questo lavoro, cioè vado avanti nella mia strada e tanto sono più le ventate di fango che a volte ricevo dai messaggi, voglio dire, ormai mi sono anche un po' abituato. Infatti un messaggio, ma questo ci tengo sempre per una questione di correttezza, un amico mi scrive: però vedi Angelo, se tu fossi imparziale non avresti cavalcato l'onda della bestemmia di Buffon, ma avresti dovuto documentarti su quanti calciatori in campo bestemmiano. Però amico mio, con tutto il rispetto, mi tocca farti notare che il termine del tuo messaggio è sbagliato all'origine. Io non ho mai cavalcato nessuna polemica sulla bestemmia di Buffon, assolutamente no. Non ho puntato il dito su Buffon e l'ho trasformato nel capro espiatorio della maleducazione, no? No, a caso specifico ho detto, trovo poco furbo, sapendo di essere in diretta nazionale con telecamere e microfono ovunque, lasciarti andare a certi epiteti quando sai che in un modo o nell'altro ti pescano, ti pinzano, ti beccano. E vale, ho detto, e ci sono le registrazioni che lo possono confermare, ho detto, vale per Buffon, ma vale per qualsiasi giocatore di qualsiasi squadra. La bestemmia, non entro nella questione etica e morale, ok? Per me è discutibile proprio, cioè è una forma di educazione bestemmiare, ma così come dire parolacce, è un linguaggio talmente triviale e tribale che secondo me qualificano le persone che si esprimono solo con quegli epiteti. Ma detto ciò, non me ne frega niente dell'educazione che le possono avere le persone. Vale per Buffon, vale per il sottoscritto, vale per Daniel, vale per un giocatore di qualsiasi squadra. Se sai di avere le telecamere puntate e i microfoni puntati addosso perché sei quello che sei, perché sei un personaggio famoso, che stai giocando un evento di portata nazionale ripreso da tutte le telecamere e vai in onda in casa di milioni di italiani, te lo puoi porre il dubbio, magari tappa di la bocca, mettiti un cerotto, nascondi la testa sotto il cuscino, fai di quello che vuoi, ma non dirlo in quel modo, perché sennò è chiaro che ti beccano. Era questo solo. Quindi vedete che a volte il problema è che se già una persona
tende a essere imparziale, ma comunque vengono travisate le cose che dice, figuratevi se io fossi pure fazioso, che diamine capirebbero da casa. Dai, mettiamola a sorridere e chiudiamola qua. Pubblicità, ritorno, sfruttate Daniel per parlare di Juve, non del sottoscritto che vale zero. Ci vediamo tra un minuto. L'ultima generazione di Honda Civic la trovate qui da noi, venitela a provare, vi regalerà consumi ridottissimi, grandi prestazioni, motorizzazioni uniche. La nuova Civic può essere vostra a partire da 22.400 euro con un risparmio di ben 4.000 euro e per chi vuole pagare la rate solo 282 euro al mese, nessun anticipo, nessuna maxi rata finale. Non perdete altro tempo, la nuova Honda Civic vi aspetta qui da noi dal gruppo V-Auto in corso Giulio Cesare 320 a Torino. Offerta esclusiva Auto Francia su Fiat Tipo 1.6 Multijet 120 cavalli Station Wagon Lounge aziendale con sconto 58% vostra a soli 10.900 euro, volendo anche con noleggio per privati, costo di guida giornaliero 8 euro al giorno. Auto Francia, Corso Francia 341 a Torino, vi aspettiamo anche sabato e domenica. Allora, rientriamo di nuovo in studio, vado un po' sulle mail. Jack da Lucca ci scrive, caro Daniel, stasera paradossalmente, passando ed eliminando l'Inter, ai nerazzurri facciamo anche un favore, perché poi a loro resta, se non sbaglio, solo una competizione e hanno più possibilità di vincere lo scudetto. Ma nonostante ciò dobbiamo batterli, possibilmente 3 o 4 a 0. Io, sai Daniel, prendo spunto da questa mail di Giacomo da Lucca, che saluto intanto, per chiederti... Ma allora, la mia visione è che però è un po' un falso mito quello di pensare che meno hai distrazioni su altri fronti, più allora hai chance di vincere quell'unica competizione per la quale sei in corsa. Ci credo poco. Uno, perché parliamo di uno sport dove le rose sono più o meno composte da 23, 24, 27 giocatori e quindi hai ampi margini, no, di poter sfruttare i giocatori su più fronti e quindi, no... Fossimo nel calcio degli anni 80, magari, ok. E poi, secondo me, proprio per una questione di motivazione, cioè un atleta di quel livello lì, giocatori di quel livello lì vogliono vincere tutto, quindi non hanno bisogno di doversi eliminare qualche impegno per essere più motivati, più concentrati, più pronti solo per il campionato. Terzo motivo, e chiudo, e do la parola a te Daniel, perché secondo me non è mai ragionevole precludersi delle strade a priori, perché tu non sai come vanno le cose, e quindi ti rischi magari di tirarti poi la zappa sui piedi da solo, e quindi... Non lo so, non ci credo poco io a questi calcoli. Daniel, prego. Angelo, hai toccato già tutti i punti essenziali. Io mi permetto di insistere sul tuo punto numero 2, perché io credo moltissimo che lo sport oggi sia soprattutto psicologia, più di un tempo. Ma attenzione, attenzione, in questa mia affermazione non vuol dire che si è raffinata l'aspetto psicologico, vuol dire che i giocatori sono più fragili, forse sono più grossi fisicamente, sembrano più robusti, ma di testa sono più fragili. E questo mio pensiero, che nel calcio rimane tale, è stato invece supportato da un allenatore di basket di Serie A, di cui non farò mai il nome, che mi sottolineava proprio questo aspetto. E quindi, onestamente, deve crescere l'autostima, e batto sul punto numero 2, come l'hai elencato tu. Una squadra che comunque è come l'Inter, che questa sera si potrebbe ritrovare, non dico con un pugno di mosche in mano, ma con le spalle al muro, secondo me, più che essere uno stimolo per far bene in campionato, diventa paradossalmente uno strumento per avere tante pressioni addosso e tanti elastici addosso per non poter sbagliare. E quindi... secondo me anche già l'eliminazione, perché io francamente mi rendo conto che tecnicamente l'Inter dello scorso anno era meno forte di quella di quest'anno, però l'Inter dello scorso anno la temevo di più, era una squadra molto carica, una squadra che assomigliava davvero a quell'animo Spugnandi che appartiene ad Antonio Conte. Io quest'anno non sto vedendo una squadra di Antonio Conte, in tutta franchezza, sto vedendo una squadra con tanti validissimi giocatori, validissimi singoli che spesso risolvono la partita. E quindi secondo me anche l'eliminazione dalla Champions e dall'Europa League in contemporanea con il pareggio 0-0 a San Siro con lo Shakhtar Donetsk ha finito quasi per guastare la stagione, non perché se ne siano andati i due obiettivi, ma perché non ha contribuito a far crescere l'autostima all'interno della squadra di Antonio Conte. È un'eliminazione questa sera, è vero,
come diceva il nostro amico da casa, che consentirebbe all'Inter di avere una sola partita a settimana, ma è altrettanto vero che vorrebbe dire che un altro traguardo sarebbe sfumato. Concordo, concordo, e le ricadute quindi potrebbero essere ancora ancora peggio. Andiamo con un'altra chiamata, pronto? Salve. Ciao, buon pomeriggio. Chiamo da Torino. Come ti chiami, scusa? Devo dire Michele. Michele, ciao Michele, bene, ben ritrovato, prego. Allora, volevo dire intanto che quest'anno, rispetto a tutti gli altri anni, c'è un bel campionato, e ci sono delle squadre come Milan e Inter che si sono rinforzate, quindi vediamo anche, secondo me, un po' di gioco diverso, un po' di come dire, appiglio diverso per quanto riguarda quello che erano gli altri anni. Detto questo, penso che comunque l'Inter di quest'anno sia più forte. Noi non siamo da meno, il vantaggio che abbiamo è che secondo me rispetto all'inizio di campionato, all'inizio di tutto quello che è stato il percorso, stiamo crescendo. Okay. E non mi è dispiaciuta per niente la partita che abbiamo giocato con la Roma, anche se ho sentito parlare che qualcuno che ha detto abbiamo giocato male, secondo me no, è stata una partita sicuramente tattica e sicuramente questa sera vedremo un'altra partita tattica, magari saremo chiusi in difesa, ma non vuol dire che se magari stasera pareggeremo o perderemo 1-0 non saremo comunque una grande Juve, come io spero che sarà così. Va bene, Michele, grazie del tuo contributo, buona giornata. Niente. Grazie a te. Ciao Michele, grazie. Grazie della telefonata. Daniel, vuoi aggiungere qualcosa su quello che ha detto l'amico? No, sono sostanzialmente d'accordo, non so se avesse fatto riferimento al mio commento precedente sulla Roma, tengo molto a precisare che io non ho criticato la Juve, ho detto solamente che mi auguro che questa possano essere delle variabili nella lettura delle varie tappe della stagione, cioè che non ci sia un passo indietro nel perdere questa nuova mentalità che con tanta fatica stiamo costruendo dall'anno scorso a quest'anno. Tutto qua, ci tenevo a chiarire solo questo. Allora, andiamo con gli sms da casa. Paolo scrive: io continuo a vedere un centrocampo con poca intensità, in Champions bisogna averne di più. Sei d'accordo, Daniel? In Champions bisogna averne di più, in Champions non bisogna avere paura. In Champions puoi vincere anche sfruttando al meglio certi determinati reparti. Adesso non voglio affermare, perché sarebbe davvero da parte mia un'affermazione illogica e anche puerile, che solo con l'attacco tu possa vincere in Champions. Hanno ragione tutti i nostri opinionisti e tifosi quando sostengono che il centrocampo serve e come. Però è altrettanto vero che si gioca molto più a briglie sciolte, quindi la fatica che fai tante volte ad impostare l'azione, a saltare, diciamo, la linea Maginot degli avversari, tante volte in Champions non ce l'hai, perché parti e trovi tante volte delle praterie. E in questo senso, secondo me, verrebbe unissimo un giocatore come Kulusevski. Continuo a insistere, Kulusevski è un giocatore preziosissimo. Se devo fare soltanto una notazione negativa sull'eccellente lavoro finora svolto dal nostro mister Andrea Pirlo, è proprio questo, perché Kulusevski mi dà l'impressione che sia un altro giocatore di testa un pochettino fragile. Non perdiamolo per strada, perché Kulusevski nell'attaccare le praterie di Champions sarà più che utile, ci farà la differenza in diverse circostanze. Sì, tu lo vedi un po' fragile da quel punto di vista? A me invece dà l'idea di essere un ragazzo abbastanza solido, poi ha degli alti e bassi magari dovuti semplicemente all'avvio pazzesco di questa stagione, e poi magari immaginabile, no? Una sorta di onda di rientro, però nel mio parere, Daniel. No, non è più che fragile, forse hai fatto bene a correggermi, ho sbagliato l'aggettivo, suscettibile, cioè quando l'ho visto entrare dalla panchina, o comunque non partire titolare, sembrava un pochino, come si suol dire, sulle sue, quindi da questo punto di vista è chiaro che un allenatore non può guardare gli umori dei propri giocatori, ma sappiamo che la teoria di Orwell scritta nella Fattoria degli Animali è quanto mai viva nel calcio. Se vogliamo vincere ci deve essere sempre qualcuno che deve essere più uguale degli altri, anche nella gestione della rosa. Ah, la Fattoria degli Animali, fantastico. Luca ci scrive: Pirlo è il suo primo anno, diventerà un super allenatore, ma quest'anno c'è da mettere in conto la mancanza di esperienza e quindi qualche errore in più rispetto ad un mister già affermato. È ancora Rocco da Lugano, quindi dalla Svizzera, lo salutiamo. Ciao Rocco, ci scrive: sono uno juventino nato, questa
stasera Juventus 2 Inter 0, quindi ci manda anche il suo risultato. Dite incrociate. Grazie all'amico che ci scrive dalla Svizzera, Daniel. Vabbè, la Svizzera più o meno quasi vicino a casa tua al confine, no? Sì, è un passo da casa, è a 20 minuti di autostrada da casa mia, l'amico Rocco. E allora, Daniel, grazie di essere stato... Grazie a te, Angelo, come sempre. Qui con me, come sempre, sei preziosissimo. Senti, ci sentiamo poi nei prossimi giorni magari, così commentiamo un po', volentieri, di questa sera. Grazie ancora al nostro Daniel Pisani. Ciao Daniel, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grazie allora a Daniel, appunto. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, davvero tanti, numerose le telefonate, i messaggi, insomma, io ho cercato di dare spazio quanto più possibile a voi, che siete i protagonisti di tutto lo stadium. Allora, un'ora di pausa nel nostro palinsesto, il tempo di qualche bicchiere d'acqua e qualche caffè, perché in un'ora, insomma, il tempo ce n'è per belli. Dopodiché torno in diretta dalle 17 alle 19, ben due ore per chiudere questa giornata e parleremo di Juventus-Inter, a più tardi.